Bella ragazzi, io sono Fede e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi farò vedere quanto ho guadagnato da 1 milione di visualizzazioni. Vi farò vedere 4 video, più o meno vicino a 1 milione, alcuni hanno 1,5 milioni, altri sono vicino ai 2 milioni. E vi farò vedere più o meno quanto ho guadagnato. Una cosa, non è che tutti guadagnano la stessa cifra con 1 milione di visualizzazioni, però magari ne parlo dopo. Dato che ho visto che vanno molto di moda questi tipi di video, ve li faccio vedere anch'io. C'è più da piangere che da ridere, però vi farò vedere i guadagni enormi. Per guadagnare dalle visualizzazioni bisogna avere la partner con YouTube. Per avere la partner bisogna soddisfare due requisiti, ovvero avere 1000 iscritti e 4000 ore visualizzate. 1000 iscritti è abbastanza facile a raggiungerli, ma 4000 ore visualizzate sono tipo 80.000 visual, quindi sono un fracco di visualizzazioni. Un'altra cosa, l'RPM e il CPM. Questi qua sono. CPM vuol dire costo per 1000 visualizzazioni, ovvero quanto l'advertiser, ovvero quello che mette le pubblicità, spende per 1000 visualizzazioni, mentre l'RPM vuol dire return per 1000 ed è effettivamente quanto guadagniamo per 1000 visualizzazioni. Quindi se abbiamo un RPM di 1 su 1000 visualizzazioni, ogni 1000 visualizzazioni monetizzate guadagniamo 1 euro. Questo RPM e questo CPM cambiano a seconda del tipo di video che trattiamo. Un canale, ad esempio, che fa vlog non guadagnerà mai quanto un canale che fa video sulla finanza. Un advertiser, ad esempio, uno che vende corsi online, che ce ne sono un sacco, o vende uno strumento, ad esempio, per fare trading, oppure un sito per creare store online, avrà più interesse a metterlo su un video che parla di e-commerce, Shopify o imprenditoria, piuttosto che su un video vlog di vediamo la mia città. Quindi il prezzo aumenterà, dato che per ogni ad si fa una specie di asta e chi offre di più sostanzialmente si aggiudica quello spazio pubblicitario. Quindi ovviamente in un video come può essere quello di finanza ci sarà molta più competizione tra gli advertiser che offriranno sempre di più e quindi l'RPM aumenterà e quindi il guadagno dello YouTuber per 1000 visualizzazioni sarà molto maggiore del guadagno di uno che fa vlog. Detto questo, vi faccio vedere adesso i miei 4 video che sono vicini al milione o che hanno superato il milione. E questi video non hanno una gran monetizzazione, ve lo dico di già, non è che ho guadagnato un sacco da lì. E vi spiegherò anche il perché. Uno è il motivo che vi ho spiegato prima, ovvero che i video in questione sono molto generali e li possono guardare tutte le fasce di età e anche persone che non hanno interessi specifici. E un altro è il minutaggio, perché quando ho caricato questi video, come potete vedere 2018, 2017, 2016, qua vigeva la regola dei 10 minuti. Un video di 10 minuti potevi inserire più ad, quindi potevo decidere quante pubblicità inserire. Ma come vedete questi video durano meno di 10 minuti, quindi non ho potuto inserire le ad, ma potevo soltanto avere le ad prima del video e dopo il video. Questo impatta molto sulla monetizzazione. Adesso YouTube ha cambiato un po', le regole, infatti da adesso i video che durano 8 minuti o più possono essere monetizzati di più, quindi si possono inserire, le ad in mezzo ai video. Si chiamano mid-roll ads. Io questo qua non l'ho inserito, anche se vedete 8 minuti e 27, perché tanto ormai è un video di 4 anni fa, quindi se ne frega. Comunque, vediamo il primo. È il primo video che mi ha fatto più visualizzazioni, è il video che ancora ha più visualizzazioni del canale. Ed è il video che mi ha fatto ottenere da, tipo, avevo 400 iscritti, mi ha fatto ottenere 5000 iscritti nel giro di 2 mesi. Il problema è uno, che non ho fatto niente di soldi. Vi spiego anche perché. Primo, non avevo la partner quando è scoppiato questo video di visualizzazioni. E seconda cosa, mi è stato demonetizzato. Cioè, non mi è stato proprio demonetizzato, ma mi è stata messa la S gialla. Questo vuol dire che praticamente nessun advertiser metterà la pubblicità sul mio video, se la metterà sarà un costo bassissimo. Questo mese non ho guadagnato proprio niente, cioè non hanno messo neanche una cifra. Però se andiamo su dal caricamento possiamo vedere che ho guadagnato 200 euro. Questo perché a un certo punto in realtà era monetizzato, aveva la S verde e poi però mi è stato ridemonetizzato. Va bene. Questo perché alludevo tipo qualcosa di sessuale, ma quella lì è un braccio ed era un'illusione ottica e il video si basava sulle illusioni ottiche delle foto, tipo foto scattate al momento sbagliato o al momento giusto. Quindi raga, se volete fare gli YouTuber state attenti a queste cose perché vi proprio smezzano. In questo video ho fatto 2 milioni di visual perché 1,9 milioni sono 2 milioni di visual.
e ho fatto 201 euro. Che dite, è tanto, ma per 2 milioni di visual è veramente pochissimo. Se infatti andiamo su entrate, l'RPM è di 0,10. Qua potete vedere quando mi è stato monetizzato e qua me l'hanno proprio ucciso. Quindi in questo video avrei potuto fare tipo 1000-2000 euro, ne ho fatti 200. E tra l'altro sono pure lordi, quindi ho dovuto dare il 25% al mio network, che non sono più adesso con il network, però prima lo ero. In più c'era il 20% della ritenuta d'acconto, perché se guadagni meno di 5000 euro all'anno c'è la ritenuta d'acconto, che è del 20%. Quindi da questo video probabilmente ho guadagnato 160 euro a dir tanto. Sì. Andiamo con il secondo. E come potete vedere questo video dura meno di 8 minuti e quindi non ho potuto mettere le mid roll ad. Andiamo a questo, qua è il secondo video che mi ha fatto, che è diventato molto virale. In 28 giorni da 385 ho fatto 35 centesimi. Comunque qua più o meno l'RPM di 1, se andiamo a vedere, 0,92, che per un canale come il mio è normale nella media. Però ci sono canali che fanno molto di più, tipo anche 8 o 10 di RPM. In Italia sto parlando, in America si va ancora di più. Comunque andiamo su dal caricamento e vedete che l'RPM è bassissimo, 0,18. Infatti con 919.000 visual ho fatto 166 euro. Questo perché mi sembra che mi sia stato demonetizzato per un po' qua e qua. E quindi si è abbassato un sacco. I miei video sono totalmente in italiano, anche se questo durava 8 minuti io non gli ho messi le mid roll ads. In più un video generalista perché parlava 5 gatti salvati dalla morte e... quindi non è un argomento che interessa molto agli advertiser. Questo è il motivo perché ho guadagnato così poco da questo video. Che sfiga, ho nessuno che dura più di 8 minuti. A parte quello, però era del 2017, quindi servivano 10 minuti. Andiamo su questo, che è praticamente la serie più famosa. 5 bambini che non credevi potessero esistere, parte 2. Questo mese mi ha fatto 4 centesimi, però se andiamo dal caricamento, mi ha fatto 449 euro. Vedete che... questo mi ha fatto meno visualizzazioni dei gattini, ma mi ha fatto 4 volte di più. Comunque è poco, per 900.000 visualizzazioni avrei dovuto fare almeno 900 euro, dai. Invece ne ho fatti 449, questi sono lordi, vi ho già spiegato prima il calcolo che bisogna fare. E andiamo sull'ultimo, che è quello di Coco, che è il secondo video con più visualizzazioni sul mio canale. Ho fatto questo mese ho fatto 2000 visualizzazioni, 2004, e le entrate stimate sono 85 centesimi. Come potete vedere l'RPM è di 0,38, dura meno di 8 minuti, è in italiano, è un video generale. Però se questo video avesse una durata di 8 minuti o più, avrei guadagnato almeno il doppio. Se poi fosse stato in inglese con 8 minuti o più, avrei guadagnato 4 volte probabilmente questo video, o 3 volte tanto. Quindi andiamo dal caricamento. Questo video tra l'altro mi sa che è il primo... tra questi che è interamente monetizzato, no, forse anche quello dei bambini. E l'RPM è 0,19, cioè drastico. Perché mi sembra che questo sia stato anche demonetizzato, non mi ricordo. Comunque 0,19. Più i video poi sono vecchi, più mi sa che gli advertiser sono meno interessati a mettere le ad. Questo non sono sicurissimo, però dovrebbe essere così perché i primi che ti guardano i video sono i tuoi iscritti, sono più affezionati al canale e ti guardano tutto il video, quindi... la probabilità di beccare più pubblicità fa sì che aumenta il costo, l'RPM, e quindi il vostro guadagno per 1000 visualizzazioni. Mentre più passa il tempo, più viene consigliato a persone che non vi seguono e magari seguono il video per un minuto e quindi guadagnate di meno. Perché infatti il watch time, ovvero quanto il video guardato, è importante. Più viene guardato, più guadagnate. Però questo soprattutto nei video dove potete mettere i mid roll ads, non in questo. Comunque... ho fatto 268 euro con 1.400.000, che è abbastanza pochetto, eh. Comunque, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, se sì lasciate like, commentate, condividete. Ho intenzione di fare i video adesso più su magari imprenditoria, così sulle storie, voglio tipo raccontare le storie degli imprenditori come Jeff Bezos, Elon Musk e così, e niente. Quindi questo canale subirà un po' la metamorfosi, ma neanche troppo, perché comunque farò top o... racconterò le storie degli imprenditori, farò top come ho fatto la top 10 uomini più ricchi eccetera. Comunque questo video è finito, spero che vi sia piaciuto, bella raga,